ADN Cronos. Questa è la storia di un partito italiano che cerca casa a Bruxelles da oltre 5 anni, invano. Il Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo tenta di entrare in un gruppo dal 2019, ma non ci è ancora riuscito, con grande frustrazione dei suoi eurodeputati. I Verdi restano il partner più probabile, ma Giuseppe Conte dovrà sudare 7 camicie per convincerli. Benvenuta e benvenuto a Eurofocus di ADN Cronos, il nostro podcast dedicato all'universo Europa. Unisciti a noi per conoscere e soprattutto comprendere le scelte che definiranno il nostro futuro. Buona giornata da Tommaso Gallavotte. Il Movimento 5 Stelle ha con l'Unione Europea una travagliata storia di amore e odio che va avanti da molti anni. Il movimento, fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio a Milano nel 2009 e oggi in mano a Giuseppe Conte, per l'Europa resta uno strano animale, difficile da incasellare nelle famiglie politiche che compongono il Parlamento europeo. Per come funziona l'Aula di Strasburgo, non basta che un partito nazionale conquisti tanti seggi alle elezioni europee. Quei seggi vanno usati entrando in un gruppo politico che deve contare almeno 7 paesi. Occorre quindi stringere alleanze con forze politiche di altre nazioni. Senza un gruppo si rimane tra i non iscritti, un limbo eterogeneo nel quale si conta pochissimo e non si ricevono finanziamenti. È esattamente dove sono finiti gli eurodeputati dei 5 Stelle nel 2019, restandoci per 5 anni. Nella precedente legislatura, dal 2014 al 2019, facevano parte del gruppo EFDD, insieme allo UKIP di Nigel Farage, ai democratici svedesi, partito dalle radici neonaziste, e anche a un eurodeputato di Alternative for Deutschland, l'estrema destra tedesca. A metà legislatura, nel 2016, i pentastellati avevano tentato di passare nell'ALDE, il gruppo dei liberali di allora, ma la manovra era fallita, malgrado Beppe Grillo fosse venuto di persona a Bruxelles per trattare con il belga Guy Verhofstadt. Nel 2019 il gruppo EFDD si è dissolto, anche per via dell'imminente Brexit, che avrebbe spedito oltre manica gli eurodeputati di Nigel Farage. Malgrado i tentativi di Luigi Di Maio, allora leader del movimento, di creare un gruppo tutto nuovo, i 5 Stelle nel 2019 si sono ritrovati da soli con un croato, Ivan Sinčić, come riconobbe Laura Ferrara, eurodeputata a 5 Stelle. Per tutta la legislatura 2019-2024 i 5 Stelle hanno sofferto tra i non iscritti, pur essendo stati determinanti nell'elezione di Ursula von der Leyen con i loro 14 voti. Hanno poi perso pezzi strada facendo, passando da 14 eurodeputati ad appena 5. Nella prossima legislatura dovranno trovare un gruppo. L'approdo più probabile restano i Verdi ALE, con i quali i 5 Stelle condividono la linea sulla grande maggioranza dei voti in aula. I tentativi di matrimonio tra 5 Stelle e Verdi vanno avanti da anni, ma non hanno mai avuto successo per diversi motivi. Il primo è la preoccupazione dei Verdi, tendenzialmente atlantici e filo-ucraini, per le possibili esternazioni di Beppe Grillo in materia di politica internazionale. Giuseppe Conte, che oggi guida il movimento, l'8 marzo 2023 è salito a Bruxelles e ha tentato di placare le preoccupazioni dei Verdi. Sentiamo che cosa ha detto in un audio inedito ottenuto in esclusiva dalla ADN Cronos di quella riunione a porte chiuse. Per quanto riguarda Grillo, io vi invito sempre a fare attenzione. Grillo è il fondatore del Movimento 5 Stelle, che adesso ha ripreso un tour perché è un artista, dopo tanti anni ha ripreso a fare il tour in varie città. Attenzione, lui è il fondatore, non interviene nella linea politica, perché nello statuto che abbiamo approvato questo c'è chiarezza. Lui non ha titolo per dettare la linea e non ha assolutamente nessuna legittimazione. Un'altra grande preoccupazione del gruppo ecologista è la linea del Movimento 5 Stelle sulla guerra in Ucraina. Su questo punto Conte nella riunione è stato chiaro: i 5 Stelle non sono affatto filorussi, ma ritengono sbagliata la linea seguita fin dall'inizio dell'invasione dall'UE e dagli USA, quella di limitarsi ad inviare armi all'Ucraina affinché possa difendersi. Ecco ancora Conte, a porte chiuse. Se hai una
missione politica oggi è già preoccupante. Quanto leggeremo a lungo, in Italia già una grande maggioranza non è a favore del proseguo di questa guerra. In altri paesi, ho letto, sta succedendo lo stesso. Cosa dobbiamo aspettare? Allora ecco perché i miei sono dei gridi di allarme a favore della popolazione ucraina. Voglio evitare la sindrome Afghanistan, in cui da un giorno all'altro scopriremo, e già iniziamo a scoprire, che tutto questo sta diventando, rischia di essere insostenibile. Anche se i Verdi nella passata legislatura hanno preferito nicchiare accogliendo una pattuglia di transfughi a 5 stelle, i rapporti non si sono mai interrotti. Nella legislatura 2024-2029 i 5 stelle dovranno accasarsi in un gruppo se vogliono contare qualcosa a livello UE. Non è detto che ci riescano, ma i Verdi restano la destinazione più probabile, anche perché gli ecologisti tedeschi, i più contrari ad accogliere i pentastellati, probabilmente andranno male alle europee. Toccherà a Conte ora dimostrare di essere in grado di fare meglio di Grillo e di Di Maio, accasando i suoi a Bruxelles. Eurofocus è un podcast originale ADN Cronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti, abilita le funzioni Segui e Notifica per trovarci più rapidamente e lascia una recensione. Resta sempre aggiornato su adnkronos.com. Musiche su licenza Machiavelli Music.